Ben ritrovati. Ebbene, questa puntata di Toscana a Tavola è ambientata all'interno della Villa Medicea qui di Poggio a Caiano. Qui accanto a me il sindaco Marco Martini, sindaco di questa bella località. Poggio a Caiano, devo dire, è ricchissima di angoli suggestivi da visitare, come questo. Eh beh sì, la Villa Medicea è un po' il cuore della nostra città, che si è sviluppata proprio intorno alla villa, e all'interno della villa questo museo, posto al secondo piano, è un po' una perla all'interno di questa splendida realtà architetturale. Bene, noi abbiamo alle nostre spalle, devo dire, un quadro di stile fiammingo risalente al XV secolo, che appunto ritrae una, azione legata proprio alla cucina, è vero? Certo, il Museo della Natura Morta porta con sé non soltanto i quadri appunto dei fiori, dei frutti, ma anche questi delle cucine che appunto i medici sviluppavano all'interno del cucinone, questa struttura attigua alla villa che è anch'essa molto bella e che speriamo possa essere recuperata. Questo museo è proprio stato voluto anche dalla nostra amministrazione comunale insieme alla provincia di Prato con la guida della soprintendenza, e è stata un'operazione molto bella, importantissima, perché è un unico a livello credo anche mondiale, perché possiamo dire così, in quanto l'Italia in Europa è sicuramente il cuore dell'arte su queste pitture, quindi davvero un punto importante, visitatissimo da esperti, e vogliamo svilupparlo. Ecco, credo che la nostra volontà e i nostri progetti sono quelli di renderlo ancora più fruibile, renderlo più noto ancora rispetto a quello che già oggi è per la realtà della nostra città. Ecco, Poggio a Caiano e la Villa Medicea non sono solamente un museo, ma la villa pulsa, viva quotidianamente, sì. Con grandi eventi, vero? Certo, anche stasera avremo un concerto nell'ambito del Festival delle Colline, un festival ormai noto a livello nazionale, quindi eventi che poi anche durante i mesi invernali facciamo nel teatrino della Villa Medicea, all'interno della villa stessa vengono fatte iniziative, c'è una grande collaborazione fra noi e il Polo Museale della Toscana proprio per utilizzare e rendere anche ancora più nota questa bellissima realtà che si trova nel nostro comune. Ecco, da queste finestre, vedete, si riesce a vedere addirittura il Duomo di Prato. Beh, il Duomo di Firenze. Duomo di Firenze, il Duomo di Firenze, sì, sì, dalla parte di là si intravede anche la città di Prato, ma il Duomo di Firenze con la sua cupola, un bellissimo campanile 18, forse i medici avevano orientato la villa che si apre ai quattro lati in maniera innovativa per l'epoca in cui è stata costruita, anche per vedere la loro città, le bellezze che stavano emergendo nella città di Firenze. Sindaco, io la ringrazio. Grazie. Per il suo contributo. Grazie. Adesso invece andiamo a proporvi un giardino meraviglioso. Ed eccoci all'esterno della Villa Medicea, entriamo a questo punto nel giardino all'italiana e facciamo la conoscenza di Veronica Bartoletti, che appunto sarà la nostra guida. Parliamo di questo meraviglioso giardino. Intanto l'epoca. Allora, una grande villa ha un grande giardino, ovviamente, quindi questa parte di giardino, che è una bellissima limonaia, la limonaia è settecentesca, i medici sono da sempre stati dei grandi appassionati. Scusami, è limone, limonaia, guardate, qui siamo contorniati appunto dai limoni, perché ricordiamolo, la famiglia Medicea era... Citromane, pensate. È una malattia strana. È incredibile. Una passione per i limoni. Allora, veniamo a questo punto a inquadrare questo meraviglioso giardino e parlacene. Sì, il giardino appunto è un giardino all'italiana, quindi un giardino ordinato, che nasce come concezione di giardino nel Cinquecento, quindi l'uomo che domina la natura e la ordina secondo i suoi gusti. E questa è una parte appunto del giardino, che è anche una bellissima limonaia, dove appunto d'inverno vanno collocati per ripararsi gli agrumi e i limoni in generale. E qui facevano delle belle passeggiate, magari. Che le mogli e anche le amanti. Sì, non insieme, magari un po' separatamente, però sì, potevano farle. Perché ricordiamo che questa villa è intrisa d'amori. È la villa degli amori, sicuramente il luogo, che in qualche modo aiutava questo aspetto della villa. Benissimo, allora io ringrazio Veronica per queste curiosità, per queste informazioni. Il nostro percorso continua, adesso entriamo in quello che è lo spazio più inerente all'enogastronomia. Grazie.
Andiamo sulle colline di Firenze, presso il frantoio Pruneti, e qui rappresentato da Federico Cavigli, che è il responsabile promozione di questo olio. Intanto l'azienda, raccontiamo qualche cosa, da quanto tempo esiste? Allora, l'azienda nasce 160 anni fa a San Polo in Chianti, attualmente siamo alla quarta generazione e l'azienda nasce come produttrice di iris. Bene. Parliamo subito di cultivar, quali sono le cultivar importanti e fondamentali che utilizzate? Allora, le cultivar che utilizziamo principalmente sono le Cino Moraiolo e il Frantoio, che sono le varietà di olive più diffuse nella nostra zona e le più famose. Insieme alle Cino Moraiolo e il Frantoio abbiamo altre 12 varietà che ci permettono di unire differenti varietà fra di loro per creare oli di diverse intensità con caratteristiche molto differenti tra di loro. Ricordiamo che quando si parla di olio extravergine d'oliva non è che si parla esclusivamente di olio che viene utilizzato in cucina in una frittura o piuttosto nella realizzazione di un sugo, ma è di accompagnamento. Ecco, quali sono per esempio le vostre caratteristiche, le tipologiche, quali sono gli abbinamenti più suntuosi che tu potresti suggerirci? Allora, ogni olio sicuramente ha un suo specifico abbinamento. Questo perché da sempre Frantoio Pruneti cerca di contraddistinguersi e contraddistinguere i propri prodotti per far sì che l'olio non sia tanto un condimento ma bensì un ingrediente sopra i piatti. Quindi si andrà da oli di intensità molto delicata, leggeri, molto erbaci, che sposeranno benissimo piatti freschi e leggeri, per poi passare a oli più piccanti e amari che sposeranno benissimo piatti più strutturati e saporiti. Bene, io ringrazio Federico per questa dotta presentazione. Il nostro percorso continua. E adesso parliamo del mitico biscotto di Prato, qui con la vicepresidente di questa associazione che proprio ha come scopo principale quello della valorizzazione di questo antico biscotto. Sto parlando della nostra Tiziana Falorni. Allora, intanto diciamo subito che gli ingredienti fondamentali che compongono il biscotto di Prato tradizionale sono? Sono farina, uova, zucchero, mandorle, pinoli. Poi nell'arco degli anni avete voluto, come si dice, innovare, arricchire con altri ingredienti. Ci faccia qualche esempio. Esattamente. Noi siamo partiti, diciamo, quando abbiamo iniziato a produrre biscotti, oltre a fare un biscotto anche un attimino diverso, nel senso un pochino più morbido e aggiungendo appunto degli ingredienti diversi, abbiamo fatto subito del cioccolato e dell'uvetta. Ci siamo presentati subito con tre gusti. Ma nel seguirsi appunto degli anni abbiamo sempre voluto sperimentare e innovare gusti nuovi, perché ci sembrava giusto avere prodotti da offrire a un pubblico, perché i gusti cambiano, e questo magari anche perché serve poi per far vivere sempre di più una tradizione, perché si offre sì dei prodotti diversi, ma la mandorla ha sempre poi il suo bel valore. Riscontro. Per esempio, avete utilizzato i fichi piuttosto che altri prodotti. Per esempio, ce ne citi qualcuno? Per esempio, questo è? Il bisteno. Questo è un bisteno, è un biscotto doppio, diciamo, che viene fatto sia col biscotto alla mandorla che con il Giamaica. Quindi è un prodotto anche singolare mentre me lo porto con me. Va bene, così non casca più. Mentre biscotti a fichi nascono. Poi c'è all'arancia, vedo. Sì, dicevo, biscotti a fichi nascono diversi anni fa proprio per i fichi di Carmignano. Facciamo dei biscotti con le scorze d'arancia, facciamo nocciole e pistacchio, facciamo l'uvetta, il 53 che è un frutti di bosco, mirtilli e fragoline. Il 53, per dire, rappresentava 8 anni fa il 53esimo gusto e coincideva anche con una data, diciamo, di compleanno, quindi abbiamo fatto questo tipo di biscotto. Facciamo un biscotto per Firenze, per la toscanità,
che è la Leviola, un prodotto con amarene e ciliegie candite, in questo periodo ci vuole un po' di dolce, perché c'è un po', si mastica un po' amaro da quelle parti. Allora, sa cosa facciamo? Visto che ho preso il bisteno, io la ringrazio molto e mi porto via il bisteno. Noi ci vediamo dopo, grazie. Drin! È come quando si apre la porta, no? Di solito certe porte hanno anche il suono, no? Sono entrato quindi da Ilio, ricordiamolo, che è la pescheria qui di Prato, qui rappresentata da Maurizio, per acquistare con il nostro Tommaso Guidi del ristorante Il Capriolo il piatto che realizzeremo quest'oggi. Il titolo del piatto innanzitutto? È un muggine al forno con limone caramellato. Cioè. Bene. Quindi muggine o cefalo? Ucefalo. Ecco, quante ne hai bisogno? Ma due di questi bastano. Beh, sicuramente. Allora, si prendano, sono un po' bellini. Mentre Maurizio fa l'azione ovviamente di prenderlo, eccolo qua, tutti e due. Quanto vengono al chilo? 9,50 euro. 9,50 euro. Possiamo definire forse uno dei pesci meno cari che esistono nel panorama delle pescherie? Bene. Allora, passiamolo a Mansueto, perché Mansueto si occuperà di sfilettarlo. Ho un po' a voglia, via, oggi mi faccio sfilettare anche il pesce. Senti, allora, come lo cucini? Raccontaci un po'. Sì, allora, dunque, praticamente cuciniamo questo muggine in forno combinato con vapore e convenzione, in modo che la carne resti bella bianca, bella compatta e rilasci al meglio, diciamo, tutte i sapori in bocca. Ecco. Ad assaggiare questo piatto c'è qui con noi Marco Gemelli, che ricordiamo è giornalista e enogastronomo, tra l'altro rappresentante del Forchettiere. Del Forchettiere, esattamente. Bene. Che cos'è il Forchettiere in due parole? È un sito di informazione gastronomica che si occupa della Toscana in particolare, raccontandone storie, personaggi e avventure. E solitamente, Tommaso, non prendere paura, ma loro stangano sui cuochi, eh? Sì. Quelli che non si comportano bene, quindi devi dare il meglio di te stesso, quest'oggi. Certo, va bene? Beh, allora, senti, Marco, parliamo un attimino del muggine. Il muggine è considerato il maiale del mare, perché dal muggine si fa tutto e poi soprattutto perché è un pesce anche poco costoso. È un pesce versatile, un pesce però finora non è mai stato molto, molto apprezzato, se non in alcuni ambiti. Come buona parte del pesce azzurro è un pesce povero, anche il prezzo lo dimostra chiaramente. Però è uno di quei pesci che, se ben cucinati, può dar vita a dei piatti interessanti, proprio perché essendo piccolo anche il sapore resta concentrato, quindi ho belle aspettative su questo piatto. Quindi, carissimi amici a casa che amate il pesce, non avete bisogno di informazioni. Quelli un pochino più restii, che dicono il pesce a me non piace, specialmente perché c'è la resta, che la chiamano così nelle parti di Firenze, eccetera, cioè sarebbe la spina ovviamente, o le spine, ebbene, il pesce invece è buonissimo, perché anche perché fra l'altro fa una sana alimentazione, non deve mai mancare almeno una volta, due a settimana. Questo ce lo insegnavano i nostri avi e anche loro evidentemente avevano avuto benefici a utilizzarlo in questo modo. Poi il muggine, essendo un pesce azzurro, è ricco anche di omega, cioè non è lo sgombro, però si sentono proprio gli omega 3 all'interno del pesce. Infatti viene abbinato, poi io lo abbino con il limone per cercare un po' di equilibrare il palato. Ecco, allora Maurizio, ce l'ha fatta Mansueto a farci due filetti, prendiamoli al volo perché praticamente l'acquisto è fatto. Sì. Benissimo, allora li possiamo prendere e andiamo a porgerli naturalmente al nostro simpatico Tommaso, che ricordiamo è proprietario e al contempo cuoco del ristorante Il Capriolo. Tu fra l'altro sei anche presidente di un'associazione, vero? Sì, dei pubblici esercizi di Prato, che appunto rappresento i pubblici esercizi e cerchiamo sempre di migliorarci per riuscire a dare il massimo del servizio per i nostri clienti in tutta Prato. Ecco. Allora, Mansueto è talmente Mansueto che non è ancora pronto. No, ma allora, diciamo che siamo stati attivi, perché il muggine, tra tutto quello da sfilettare, non è semplice, è piccolino. Non è semplice, il branzino è più semplice. Certo. E costa anche di più per il branzino. Branzino, ricordiamolo che ha tanti nomi, branzino, oppure spigola, oppure ragno, perché c'è una storia legata a... La pelle non è la leva. Allora, mentre loro continuano questa dissertazione, sai che faccio? Io t'anticipo cucina. Vai, vede dopo. Forse. E
Ed eccoci qua all'interno della cucina del ristorante Il Capriolo qui a Prato con Tommaso, che tra l'altro è il titolare di questo ristorante, che ha ospitato cantanti della musica leggera nazionale ed internazionale. Vorrei far vedere qualche immagine. Per esempio, vedete Gianni Morandi qui con il tuo nonno. Nonno, sì, esatto. Il nonno nel 1961 ha aperto il ristorante. In quel periodo lì molti dei cantanti famosi dell'epoca, Bobby Solo per esempio, guardatelo, eccolo qua, bello, giovane. Poi c'era la Caterina Caselli, incredibilmente riconoscibile rispetto a oggi. E poi Giglio La Cinquetti. Esatto, tutti questi cantanti sono venuti qui al ristorante perché era un ristorante in quel periodo importantissimo. Benissimo, allora, dopo questo tocco di musica leggera parliamo del piatto di oggi. Allora, esatto. Allora noi abbiamo acquistato dal nostro, nella pescheria Ilio, dal nostro Maurizio, il muggine o cefalo. Come lo cucinerai? Dimmi il titolo. Allora, praticamente è un muggine al forno con del limone confettato. Beh. Allora, praticamente il muggine viene fatto al forno, un forno combinato con umido, un 15% di umido, 160 gradi per 3-4 minuti, perché il muggine è piccolino in questo caso. Altri ingredienti? Gli altri ingredienti: abbiamo pomodorini, una patata, limoni, delle olive, olio, sale e della menta. Partiamo subito facendo i limoni. Allora, per quanto riguarda i limoni, prendiamo un litro d'acqua. Ah, mi dimenticavo lo zucchero, scusate, perché è confettato per quello. Prendiamo un litro d'acqua, 200 g di zucchero, un pochino di menta, la mettiamo in un pentolino, facciamo ridurre a un terzo. Questa è la cosa. Prendila. Esatto. Falla vedere a Bob, perché mi piace far vedere quello che c'è in questo caso momento. È già ridotta a un terzo, è già ridotta, e quindi è già pronta per raccogliere il limone. Quindi noi ora prendiamo, la mettiamo sul fuoco, la riportiamo in ebollizione, prendiamo il limone e lo tagliamo in fette più o meno della stessa dimensione, ovviamente per il solito ragionamento del farli cuocere tutti allo stesso tempo. Facciamo queste fettine e voilà, pronti. Vai. E le mettiamo a bollire per 2 o 3 minuti, giusto il tempo di, appunto, di assorbire un pochino questo aspetto dolciastro. Nel frattempo noi cosa facciamo? Facciamo una patata che la cuociamo in forno. Per cuocerla in forno prendiamo la patata. È una patata di montagna? Esatto, sì, ora poi... Delle montagne ovviamente di Vaiano. Qui di Cavarzano. Quindi la patata la prendiamo, la chiudiamo nella stagnola e la andiamo a mettere nel forno. Benissimo, a quanti gradi e per quanto tempo? 180 gradi, e il tempo dipende dalla dimensione della patata, dall'umidità e via discorrendo, quindi ogni tanto uno basta la tocchi, sente se è morbida. Quando appena è pronta la ritiriamo fuori dal forno, la prendiamo, in questo caso la andiamo ad aprire e è praticamente cotta con nella sua stessa umidità, quindi con una consistenza diversa e un sapore ovviamente diverso rispetto a una patata lessa. Fa piacere che tu utilizzi la buccia, perché la buccia, devo dire, è piena di sapore. Esatto, ecco. È fondamentale. Purtroppo noi si sbuccia le patate, invece pensate, in tante nazioni, specialmente dell'Oriente, la patata viene servita proprio con la buccia. Sì, si servono la buccia, e soprattutto, insomma, la buccia c'ha tanti nutrienti, ovviamente, mi ero dimenticato di dirlo prima, va lavata per bene, perché sennò... si fa, okay. Che si mangia, allora. Si mangia la terra, più chiaro. In questo caso io le vado a tostare un attimino, quindi porto a temperatura un antiaderente con un bel po' d'olio, di questo olio stupendo che arriva da San Polo, esattamente. Quando è bella calda ci appoggiamo appunto le patate, si iniziano a sfrigolare e le vado a tostare a tutti e due i lati. Bene. Ora questo stanno andando, siamo già pronti. Ancora non è entrato in gioco il muggine. Ecco, cosa facciamo? Siamo stati così fortunati che ce l'hanno già sfilettato, pulito e bello e pronto. Noi lo prendiamo, lo appoggiamo in una tegliettina. Parte della pelle? Sì, perché... La pelle in basso, quindi. La pelle in basso, questo, mettiamo un pochino d'olio magari. La pelle in basso per un semplice motivo, dipende un po' dal tipo di pesce e tutto, però delle volte ovviamente la pelle tende a ritirarsi. Se vogliamo mantenere il filettino liscio, mettendolo nel forno con l'umido, si rischia altrimenti che questo si arriccioli un pochino. Allora facciamo così, ovviamente un pochino di sale, ma non troppo, per non coprire i sapori e mantenere la sapidità del pesce, e la andiamo a mettere nel forno, come ho detto, 160 gradi,
15% umidità. Bene, intanto voglio ricordare ai nostri amici che ancora non facessero parte di Vetrina Toscana, cosa in cui invece il nostro Tommaso fa parte da tempo. Ebbene, se volete entrare in questa grande famiglia, semplicissimo, contattate www.vetrina.toscana.it e ne saprete di più. È semplicissimo, non costa niente ed entrate a far parte di questa grande famiglia che si compone di oltre 700 ristoranti sparsi in tutte le 10 province della Toscana, che ha il principio scopo di poter proporre all'interno dei propri menù almeno il 60% dei cosiddetti prodotti a chilometro zero e stagionali, aggiungo io. Adesso finiamo preparando il pomodoro e andiamo a impiattare direttamente. Quindi ricordiamoci le patate, le spingiamo un secondo. Il pomodoro io lo utilizzo a crudo. Scusate, lo utilizzo a crudo, praticamente lo metto e lo frullo un attimino con un frullatore a immersione. Prendo questi pomodorini, panino, insomma, di stagione, un pochino di olio ovviamente per emulsionare il tutto. L'olio di San Polo, sempre quello, un pochino di sale, olio extravergine oliva ovviamente, pruneti. Sì, tutti, ovviamente tutti i sapori molto poco accentuati, perché poi è il pesce quello che deve fare da leone. Padrone, esatto. Vai. Allora facciamo, togliamo un attimo questo. Intanto una raccomandazione fondamentale per chi sta in cucina, ecco, seguitela perché è molto importante. Dice testualmente lo scritto che qui è appeso al muro: gli operai ubriachi o alticci dovranno essere immediatamente allontanati dal luogo di lavoro. Va bene? Ecco, mi raccomando, quindi non bisogna bere qua, beviamo magari fuori in un altro momento. Ok, scusami, un altro momento, ho utilizzato così la voce di Merigo. Okay. Ok, vai. Allora, iniziamo a impiattare. Allora, cosa facciamo? Prendiamo il nostro piatto, ci mettiamo un pochino di questo pomodoro appena frullato, che lo utilizzo in questo modo anche perché è più fresco, diciamo, da una maggiore... Lo metti a specchio. Sì, esatto, mettiamo a specchio. A questo punto controlliamo che le patate siano pronte. Infatti, ci siamo. Patate che hanno avuto prima un passaggio in forno e poi e successivamente in padella. In padella per renderle croccanti. Vai. A questo punto andiamo a riprendere anche... Perfetto, andiamo a prendere i filetti di muggine o cefalo che, ripeto, abbiamo acquistato questa mattina presso la pescheria da Ilio, ce l'ha venduto Maurizio. Eccole qua, perché la scottatura è brevissima. Altro segreto: che il pesce bisogna cuocerlo appena. Esatto. E non come tante signore che lo cuociono come la carne, cioè il pesce è il pesce, la bistecca è la bistecca, sono due cose diverse. Bene, ok. Anche la bistecca va cotta poco, secondo me. Sì, però, va bene, la bistecca però, già, va bene. Okay. Allora, prendiamo le patate, se non mi scappano via tutte, ce la faccio, eccolo qua. Patatina, mettiamo sotto. Queste rondelle, ma, eh? Esatto, una base, andiamo sotto. Perfetto. Con queste rondelline formiamo la base. Questo è un piatto, voglio dire, che troviamo nel tuo menù sovente, o è un'idea che hai scaturito in occasione di Toscana Tavola? Un piatto che è molto simile nel menù, ma è rivisto e corretto per questo tipo di, insomma, di situazione. Ho capito, va bene. Adesso andiamo a mettere appunto i muggini, li mettiamo dalla parte della pelle, ok? Quindi abbiamo uno. Quindi anche sotto il profilo visivo, eccolo qua. È più bellino, sì, sotto il profilo visivo. E abbiamo, lo terminiamo con? Terminiamo con le olive. Olive sono taggiasche? Sì, sono olive, diciamo, delle nostre zone. Bene. Poi? E poi? Riprendo i limoni, che a questo punto sono pronti, se no... I famosi limoni, perché, ripeto, un po' di acidità ci vuole, eh? Esatto. Di accompagnamento, eccolo qua. Sono pronti. Li collochi ad hoc. Benissimo, nel piatto. Mi sembra che il piatto sia concluso, quindi. Sì, guarda, ripeto che c'è cosa ci un insaporimento anche della menta, vero? Sì, nel dove abbiamo cotto il limone. Poi ci andiamo a mettere anche un pochino di scorza di limone sopra per gli oli essenziali della buccia, che sono importanti da aggiungere. Questo non si può definire un secondo piatto, ma direi è un piatto unico, perché questo è ricchissimo, eh? Sì. Io sono per mangiare, quindi. Okay. Ecco. Un pochino d'olio che non fa male. Allora, prendete nota. No, tienilo fermo, giù, lo rimetti proprio a posto. Perfetto. Perché Bob adesso lo inquadra nello stretto e andiamo con molta calma a ricordare tutti gli ingredienti che il nostro Tommaso ha utilizzato per realizzare questo
piatto, ricordiamo che è un piatto del ristorante Il Capriolo qui di Prato. Vai Tommaso. Allora dunque abbiamo la base, ovviamente il muggine che deve essere nostrale del Mediterraneo, dopodiché abbiamo i pomodorini pachino, i limoni, la menta, le patate e le olive. Questa è la base, ovviamente lo zucchero, il sale e l'olio che ci sono sempre. Bene, allora prendiamo il piatto perché il nostro Marco Gemelli ci attende in sala da pranzo. Seguiteci. Ed eccoci qua, in questo angolo riservato alla degustazione del ristorante Il Capriolo, ristorante storico di Prato, qui rappresentato da colui che materialmente ha realizzato questo piatto, e sto parlando di Tommaso, figlio d'arte, è bene precisarlo, o nipote, nipote d'arte. Nipote d'arte, anzi ricordiamo ancora il nome del nonno. Luigi, ecco. E la nonna Liana. È fondamentale. E la bisnonna anche, che appunto... Stai attento, hai ricordato tutto il parentato? Sì, no, ma perché erano tutti all'interno del ristorante. Benissimo, allora, ecco a noi il nostro Marco Gemelli, che ricordiamo è giornalista, non caso. Da quanto tempo ti occupi di cucina? Sarà una quindicina d'anni più o meno. E questo amore, questa passione da dove e come nasce? Mi è sempre piaciuto mangiare bene, poi via via col tempo ho scoperto anche il modo di farlo in maniera più seria, scientifica, ma le basi c'erano già da prima. Benissimo. Allora intanto una piccola descrizione cromatica del piatto. Sono i due filetti di muggine adagiati sulle patate in una preparazione che io vedo trovo molto familiare, magari forse un po' lontana da un'idea di ristorazione sopra le righe. Questo è molto familiare, molto casalingo come piatto, quindi mi piace molto anche per la sua semplicità di presentazione. Allora, mentre tu vai, scusa il termine, a inforchettare, ecco, visto che sei il forchettiere, andiamo a presentare il nostro Bruno Caverni, che è il responsabile delegato AIS della provincia di Prato, che è venuto qui per suggerirci un bellissimo vino. Quale? Dunque, vi presento il Trebbiano di Capezzana. Praticamente un vino fatto da un'azienda che ha una grande storicità. Si perde nella notte dei tempi. Si parla dell'804. Addirittura. A Capezzana si faceva vino nell'804 sotto... 804 si intende dopo Cristo, non 1804. Sì, sotto il Regno dei Franchi. Pensate un po'. Proprio c'è una pergamena che è detenuta all'archivio di Stato di Firenze, dove appunto c'è un contratto tra un certo Martino e la pieve di Seano, dove rimane dati in incomodato olivi, cereali e vino. Come storicità, quindi è il vino più antico, se sì, vogliamo. Sì, questa zona è il vino più bene. Antico. Allora possiamo mescere, ce ne parli di più. Allora, il suo vitigno è? Allora, questo è un Trebbiano in purezza. Bene. È praticamente una scelta del Trebbiano che viene fatta dall'azienda. Viene fatto un passaggio anche in legno importante per dare appunto complessità e morbidezza e importanza a questo vino. È un vino, diciamo, un po' particolare perché la zona del Carmignano è più che altro famosa per i suoi rossi. Ecco, stranamente questo invece è bianco. Però qui c'è una tradizione, c'è una passione familiare, un'azienda appunto a base familiare, per fare questo vino con un vitigno tradizionale. Bene, gradazione? Gradazione 13,5. Benissimo, anche in questo caso chiedo sempre i gradi di servizio perché diciamo qui si può andare anche 8-9 perché ha una certa struttura e possiamo berlo non troppo bene. Freddo. Adesso andiamo a determinare il risultato finale. Allora, è buono? Decisamente sì, il muggine è un pesce forse non tra i più nobili, non tra i più conosciuti, ma di sicuro dal sapore intenso e deciso, quindi è un piacere sentirlo su un piatto tipicamente marinaro come questo, quindi patata, pomodoro e il limone che vedo sia presente sul piatto stesso sia sul muggine adagiato come nella sua canditura. Allora siamo arrivati alla conclusione, io brinderei a questa famiglia storica di ristoratori iniziata dal nonno, è bene precisarlo, e quindi il nonno che si chiamava? Luigi, quindi brindiamo a Luigi che ha dato il via a questa storia di questo ristorante storico qui di Prato, che è il ristorante Il Capriolo, che viene, devo dire, portato avanti come tradizione in maniera assolutamente professionale e magnifica dal nostro Tommaso. Complimenti, cin cin, appuntamento a domani alla stessa ora.